partiti da casa domenica pomeriggio alla volta del centro commerciale di Surbo, un'assenza breve, hanno detto alle famiglie. Fatto sta che da quel giorno di Luca Greco e Massimiliano Marino, di Campi il primo, di San Donaci il secondo, si sono perse le tracce. La misteriosa sparizione ha indotto le mogli il giorno dopo a recarsi dai carabinieri per denunciare la scomparsa. I militari dell'arma hanno ritrovato nel giro di breve tempo l'autovettura con cui i due erano partiti, totalmente carbonizzata, nelle campagne fra Guagnano e Squinzano. Non solo, nella parte anteriore della stessa erano presenti 5 fori causati da altrettanti colpi di pistola. All'interno, tuttavia, non sono stati trovati corpi di Greco e Marino. Le ricerche affidate alla compagnia dei carabinieri di Campi Salentina e coadiuvate dalla Procura della Repubblica di Lecce proseguono senza sosta. Ad Arman Forte in queste ore si è aggiunto anche un elicottero del sesto nucleo di Bari. Sono partite questa mattina le manifestazioni per la celebrazione del 152esimo anniversario dell'Unità d'Italia, che sarà domenica 17 marzo, organizzate dalla Prefettura di Lecce. Le manifestazioni sono accomunate dallo slogan «L'unità non ha mai fine», coniato dagli studenti dell'Istituto Costa di Lecce. Il tutto ha avuto inizio questa mattina presso la sede dell'ANMI al Castello Carlo V, dove è stata inaugurata, alla presenza del sindaco Paolo Perrone e del prefetto Giuliana Perrotta, la mostra di cimeli d'epoca. La mostra è stata organizzata e realizzata dalla Marina Militare di Lecce in collaborazione con il Corpo di Polizia, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, e ha messo in vetrina bandiere, poster e riproduzioni in scala di navi ed auto d'epoca dei vari corpi delle forze dell'ordine. L'impegno di Lecce bene comune verso l'annosa questione ambientale di Torre Veneri non si ferma e non prevede alcuna marcia indietro. Dopo la richiesta di bonifica e quella di sospensione delle esercitazioni di tiro nell'area militare, è arrivata questa mattina la terza proposta presentata dal consigliere comunale Carlo Salvemini. Si tratta di una richiesta rivolta all'amministrazione affinché il servizio veterinario dell'ASL avvii al più presto un procedimento di campionamento del materiale presente nell'area al fine di verificare l'effettivo rispetto dell'articolo 43 della nostra Costituzione, che prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Archiviata la bella prestazione di Latina per Capitan Giacomazzi e compagni, tra poco più di 24 ore sarà tempo di rituffarsi nuovamente in campionato per disputare la sfida contro il Porto Gruaro. Con i ragazzi di Madonna, gli uomini di Toma saranno chiamati a confermare, non tanto dal punto di vista dei gol, ma da quello del risultato finale, la gara di domenica scorsa. Per quel che riguarda il modulo da adottare, con ogni probabilità si opterà nuovamente per il 4-3-3, ma gli ultimi dubbi, come sempre, verranno sciolti al termine dell'allenamento di questa mattina. Il Lecce quindi dovrebbe scendere in campo con Benassi tra i pali, difesa a 4 con Calombo, Ferrario, Esposito e Martinez, linea mediana composta da Mennusciai, Giacomazzi e De Rose, Falco, Gede e Bogliasino a comporre il tridente d'attacco. Allo stadio Mecchia fischierà Maresca di Napoli, calcio d'inizio alle 14:30. La provincia di Lecce comunica che dal 10 settembre parte la campagna di dichiarazione aperta degli impianti termici. E ora che faccio? Chiamo il mio tecnico. Ha sentito la radio, vero? Non so che fare. Non si preoccupi, penso io a tutto. La dichiarazione della verifica fatta precedentemente la presento io stesso. Il manutentore apporrà un bollino verde, arancione o rosso sulla dichiarazione e la trasmetterà online. O la consegnerà presso gli uffici di Nuova Salento Energia, zona industriale di Lecce, Polizia Provinciale.